Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrink91 ed oggi siamo su un nuovo episodio di Snack World, esploratori di Dungeon. Iniziamo il terzo capitolo con quelle che sono le Akai 48, tipo, sarebbero le AKB, sono rimaste in tre, poverine. Cannella, da questa parte! Sì, sì, tranquillo, ti dice. Curcuma, fantastica come sempre! Grazie a tutti per essere venuti, siete un pubblico favoloso. Baci specialis, che pubblico è? Anche a te, Cannella, baci specialis. Quello è Robin Hood ingrassato. Qui termina lo show di oggi delle sorelle specialis. Speriamo di rivedervi tutti alla nostra prossima performance di baci specialis. Non vediamo l'ora. Sembrava quasi che volevano che se ne andassero. Mi dispiace tanto, ho combinato un pasticcio. Le tue mosse erano tutte fuori tempo. Ma sei nuova, non ti preoccupare. Continua soltanto ad allenarti, ok? Forza, sorelle specialis, continuiamo a sorridere! Devo davvero impegnarmi più a fondo. La ricetta dell'amore, pozione piccante. Buono e piccante. Lo mangio quasi tutti i giorni. Oh, eccoti Link, grazie per avermi raggiunto, ragazzo mio, ho qualcosa per te. Ultimamente hai fatto un ottimo lavoro, perciò ho deciso di concederti questa licenza come ricompensa. Oh, classe B. Posso portare in missione con me 2 snack di gruppo. Oh, e 4 snack tascabili. Grazie a essa potrei portare con te più snack nelle missioni. Oh oh, ora sì che mi fai restare a bocca aperta, eh? Sì. Ok. Beh, se ti sei dimostrato degno di quella licenza, allora non avrei alcuna difficoltà a intraprendere la missione che sto per proporti. C'è sempre la fregatura. Ti sorprenderà sapere che la mia piccola Melina ha qualche desiderio insoddisfatto. Sai com'è, dopo essersi spalmata di cacca è normale che... sia un po' con qualche desiderio insoddisfatto. Si tratta di una pozione d'amore, non posso proprio vivere senza. A quanto pare ce l'hanno le Banshee. Ah, le Banshee. Ma Banshee è un tentem. Ma mi serve. Le Banshee? Già, temo proprio che si sappia davvero poco su di loro. Si dice che le Banshee risiedano in una foresta a nord-est di qui. La foresta dolcemente nota come Foresta Nera. Come la torta, no? Tuttavia, nessuno sa esattamente dove, all'interno della foresta. Beh, è proprio una bella gatta da pelare, in effetti. Esatto. C'è un uomo che si dice conosca la foresta meglio di chiunque altro, vostra maestà. Lo chiamano il Maestro del Bosco. Forse dovremmo chiedergli aiuto? Beh, il consigliere consiglia. Che nome lodevole, certo. Ecco. Cancelliere Durian. Ah, non un consigliere, cancelliere. Vabbè, più o meno. Secondo Pixipedia è conosciuto anche come il Pan. Certo. Ha fantastiche abilità di sopravvivenza e ha ottenuto la medaglia d'argento nella caccia al tesoro. Ma soprattutto è un ragazzo molto esperto, generoso e amante degli animali. È proprio il nostro uomo. Ci sono buone probabilità che sappia dove si trovano di preciso le Banshee. Link, dirigiti subito verso le vallate vellutate a nord e poi dritto nella foresta. Non ho dubbi che tornerai con la pozione d'amore che la mia piccola Melina desidera tanto. Ci provo? Ok, ci proviamo. Attenzione! Link, Macedonia, ti attieni ancora al tuo programma di addestramento soldato? Sì, signora. Musica per le mie orecchie. Perciò non ho app per te. Si chiama Pixibay. Cerca di ricordare la parola Pixie. È importante. Certo. Questa app è non plus ultra, soldato. Ti permette di scambiare giare e snack con altri esploratori di dungeon nelle vicinanze e con amici in rete. Quello che non serve più a te potrebbe rivelarsi proprio ciò di cui ha bisogno un altro, soldato. Perciò tieni il passo e impara a usare questa nuova funzione il prima possibile. Grazie. Grazie signora! Ora vedi di stare al passo con l'allenamento!
La foresta nera. Non ho altre missioni. Ah, la chiave del successo. Oh. Beh, dovrei farla per potenziarmi un pochettino, ma... Livello 15. Dirigiti verso la foresta nera. Quindi intanto dobbiamo solo dirigerci lì. Poi dopo potremmo anche andare avanti. Mettiamoci in marcia. Quindi io mi chiedo ora, posso portare due snack di gruppo? Ma non due snack, magari... Dico, non due snack fuori come se fossero, appunto, per aiutarmi in combattimento, come fa lui. Aumento di livello, aiuto! Oh, c'è il veleno quello. Accidenti. Bisogna stare... infatti l'ha avvelenato lui, guarda un po'. Cavoli, però questo è resistente comunque la melmina, eh. Sì, cosa sei tu? Frustatore malvagio. Ma che nome è frustatore malvagio? Non ho nulla per fermarlo? Cioè, per fermarlo, per fargli del male? Ma caccolo, non era debole all'ascia. Perché non me la seleziona? Molto strano, eh? Vedo che ci sono molti nemici, ragazzi. Non è una cosa buona. Potrebbero darmi davvero fastidio. Ma io devo andare di là. No, però qui sopra c'è un nemico, ma... Ah, perché non si può proprio andare. Si può? No, è bloccata proprio. Ma ce l'ho, caccolo. Non mi serve un'altra foto. Non so se si potenzia lo snack. Vabbè, scoprirò magari più in là. Forse. O forse no. Oh. Vai, fendente rotante. Che gli ha fatto davvero poco. Ma che fa, vola? È mago? Sì, vabbè, comunque sia lui è quello là che dobbiamo trovare. Sicuramente. Infatti sì. È lui. Bene, andiamo. Continua ad addentrarti nella foresta, bene. Eccola la foresta nera. Interessante. Molto carina come è rappresentata. Però qui c'è un punto di teletrasporto. Devo andare via, significa? Ah, no, missione completata. Ce l'ho fatta senza usare pozioni, quindi dovrei ricevere il massimo delle ricompense. Anche perché ho fatto fuori tutto lo scibile umano mentre venivo qui. Quindi... Neanche uno argento? Le piume che sembrano siano... tutte quante ricompense ho preso. Vabbè. Oh, io mi accontento, per carità. Sei forte. Che cosa ci fai nella foresta? Sto cercando una persona chiamata Il Pan. Cosa? Il Pan? Eccolo qui. Un momento, cosa? Sì, è vero. D'accordo. Sono il virtuoso maestro del bosco, alias Il Pan. Ma la maggior parte delle persone preferisce chiamarmi... Peter Pancake! E dopo questa posso anche uscire. Avanti, continuiamo. Allora, cosa posso fare per te? Sto cercando... Dimmi dove sono le Banshee. Sto cercando una pozione d'amore. Dimmi, con quale arroganza. Vuoi dire la pozione d'amore che hanno le Banshee? Fortunatamente per te non c'è nulla che il maestro supremo del bosco non sappia riguardo alla foresta. Le sorelle Banshee vivono negli anfratti più profondi nel cuore della foresta. Sono a 3 giorni di viaggio da qui e a 3 notti. Cosa? Vuoi che ti accompagni da loro? Sì, grazie. Già. Ok. D'accordo. Posso mostrarti la strada, ma dovrei aspettare. Al momento sono impegnato nella ricerca della principessa della foresta. Dove potrà essere? Una principessa? Vuol dire Melonia? Cosa? No, non lei! La principessa della foresta! Ok, ti propongo un affare. Tu mi aiuti a trovare la principessa. E io ti accompagno dalle Banshee.
Fantastico, seguimi! Ok, perfetto. Possiamo andare nella foresta oscura. No, è nera. Dobbiamo restare in tema dolci. E questo è quanto? Questo era tutto? Ok. Attenzione, volevo comprare, ma questo qui è una missione per noi, invece. Benvenuto! Oh, tu devi essere l'orco che ha telefonato prima, vero? Cosa? Ti sembra un orco? No, no, certo che no. Mi hanno detto che devo andare io da loro. Scusa, ignorami. È solo che ho ricevuto una lamentela, capisci? E ora il comitato lamentare degli orchi picchiatori mi sta gonfiando sul collo. Hanno detto che devo andare alle vallate vellutate per chiedere scusa. Non ricordo nemmeno di aver fatto qualcosa di male. Mi dispiace trascinarti in questa cosa, ma non è che potresti andare tu a sentire qual è il loro problema? Cosa? Livello missione 16. Proviamoci. Sì. Sicuro. Lo farai. Davvero? Caspita, grazie. Resterò in contatto con te tramite la Pixie Chat, ok? E se le cose si mettono male, beh, conto su di te. Grazie, molto gentile lei. Ok. Oh, attenzione. Sicuro. Wow. Perfetto, e uno è andato. Schele porcello. Però sta lì. Oddio, non so se, se sono tutti quanti a bandierina, perché prima davvero non ci ho fatto caso. Dov'è? Voi? Sì, però io starei cercando l'orco. Ah, forse è qui. Questo è il posto. Sono così in ansia, chissà cosa diranno. Oh, ma non, ma sono... sono orchetti. Sì, però accidenti a voi. Dai, su. Se poi si finisce anche la giara, insomma, non è che sia tanto d'aiuto, eh. Oh, attenzione, questo viola è importante. Vai, andato, pure questo, vai. Oi, oi. Bene. Certo, però, se io ti picchio, tu non puoi picchiarmi di contro. Dai, avanti, attacca, su. Ma che sei a casa, orco attore dei miei stivali? Ah, ok, se n'è andato, bene. Perfetto. Bene. Insomma, è stata una missione piuttosto facile. Ho dovuto però usare un tonico perché mi hanno avvelenato quei piccoli scagnozzi lì vicino. Però, attenzione. Un mega premio. Causa un lento recupero di PF. Capito che roba? Causa. Potere passivo, esaurimento PF. Te li fa recuperare, ma te li fa anche perdere. Ok, allora mi dica esattamente che problema ha avuto con il nostro negozio. Te lo dico subito, ho comprato ogni singolo coupon della pesca che avevate e non ho trovato neanche un primo premio. Oh, beh, ora che mi ci fa pensare, la fabbrica ha chiamato poco fa dicendo che hanno avuto un disguido e i premi non sono stati inclusi, i primi premi. Le chiedo umilmente scusa, signore. Ecco, lasci che gli regali un primo premio adesso. Oh, grande. Ok, allora ti lascio andare. E tu? Quando ti ho visto a fiume ho pensato che non valessi un granché. Invece sei forte, mi piace il tuo stile. Se vuoi puoi immortalarmi. Certamente. Con gioia. Ecco a cosa servono le missioni secondarie, raga. Orco, dammi la clava. Wilma, dammi la clava. Orco, dammi la clava. L'orco picchiatore fa ora parte dei tuoi snack. Bene, io lo metterei anche subito come snack principale.
anche se mi sembra che sia di gruppo. Oh, e puoi anche unirti al comitato lamentare degli orchi picchiatori se lo desideri. In pratica giriamo per negozi e chiediamo di parlare con il direttore. È divertente fare la morale alle persone. Grazie, ma no, grazie. Perfetto, voglio subito vedere se può venire appunto in missione con noi quando andiamo a fare le missioni così che giriamo. Ah, quindi ora lui verrà con noi. Perfetto, posso portarne due. Oddio, ha tanti punti ferita, ma non è molto forte. Yetino, voglio tornare a casa, non mi piace questo posto. Cosa c'è che non va? Siamo arrivati fin qui dalla nostra casa nel lontano nord. Ma poi nel deserto ho perso tutti i miei amici. Voglio solo tornare a casa, uffa. E tu? Geniale, favoloso. Un momento, cosa? Ah, dei mostri! Oh, facci piano. Ma tanto siamo tutti dei mostri, tesoro. Dentro di noi. Sì. Oh, che cattivo. Sei una bella. Oh, sei una bestia. Esattamente, la gocciolina di sudore. Link, sei qui? Hai fatto piangere tu questo cosetto? In tal caso dovremmo punirti. Con la frusta? Sei una bestia e basta. Sì, forse sì. Cosa? È un'opzione? No, non è un cattivo. Io sono esterrefatto ogni volta che... Più vado avanti, più rimango esterrefatto. Stiamo solo scherzando. No, voi siete pazzi allora. Ti lascerai salvare da noi? Ti concederemo un desiderio come favore speciale. Noi amiamo concedere favori speciali. Mwah! Yeah, posa alla Jojo. Cosa intendi? Ecco qua, Link. Ti abbiamo donato i super bicipiti di un battitore. Ora che sei pompato a dovere, puoi partire, tesoro. Sei una bestia. Dirigiti verso le sabbie saltimbocca e trova gli altri yetini. Poi batti un bel fuoricampo e rispedisci da dove sono venuti. D'accordo. D'accordo. Geniale, favoloso. Dacci dentro, Fusto. Vai, posa la Jojo e via. Dove sono andati? Significa che puoi aiutarmi a tornare a casa? Lo farò. Sì. Livello 15. Non male come missione, allora. Andiamo a fare anche questa missione. Perfetto, colpi fuori campo! Andiamo a fare subito questa missione. Eccoli qua infatti, vedi? Entrambi. Vai. Proprio di prepotenza entriamo. E a gamba tesa, in scivolata. Spacchiamo qualche tibia. Prendi questo. Scusa. Che cos'è? Quanti ce ne sono? Ah, oh. Mamma mia. Cioè, basta fare questo? Davvero basta fare questo? Cioè, basta un singolo colpetto? Ma quanti ne sono? Mamma mia, per davvero? Io pensavo che stessero scherzando, sai, no? Sì, però andiamo più qua giù, ragazzi. Se no non si finisce più. Dov'è? Mamma mia. Che cretinata. Questa ragazza è stupida come cosa, però, scusatemi. Home run! Yeah! Cos'è questo punto verde? Oh, ciao. Oh! Andato? Bene. Grazie, Ah, questo è buono, mi serve. Buono. Oh, c'è uno d'oro! Attenzione, c'è d'oro! Beh, se in quella d'oro non c'è, ragazzi, era ovvio che ci fosse quella, il premio finale. Buono. Alla grande. Oh, geniale e favoloso! Fammi sentire quei bicipiti, Link. No, proprio no. Hai salvato tutti quei piccoli yetini, mio eroe. Nessun altro ti sente le gambe molli? Sono davvero tornati a casa? Oh, tesoro, hai risolto la situazione, che eroe.
Un bacetto. Forte. Ma sono ancora qui. Cosa? Grazie per aver aiutato tutti i miei amici. Già. Ma che non ti venga l'abitudine di afferrare una mazza ogni volta che vedi uno ietino, eh? Oh, è così facile cadere nei brutti vizi. Brutti, brutti vizi. Spero che potremo di nuovo giocare insieme. Vuoi immortalarmi, magari? Ma ci perché no, tanto. Uno va dell'altro. Vai, bella foto. Scaldotto. Scaldotto, bel nome. Ti viene voglia di abbracciarlo. Ci hai preso la mano con tutti questi colpi, eh? Sei una bestia. Il doppio senso è sempre in agguato. Non sono una bestia, sono un'adorabile pupazza di neve. E secondo me anche uno yokai scartato. Sto congelando nel deserto? Oh, smetti di tormentarci con questi starnuti. Sei una bestia. Quello sempre quello ripete. L'hanno pagato per dire una frase. Ma poverino, non guadagnerà nulla. Insomma, dopo questa bella scorpacciata di missioni secondarie e anche un pizzico di missione principale, direi che possiamo concludere l'episodio. Abbiamo fatto delle belle conoscenze, alcune altre, alcune belle, altre meno belle. Vediamo se c'è qualcosa su internet. Ok, un coupon della pesca! Ah, però aspetta, questo mi serve. Attenzione, sto per salire di livello. E vai, livello 20! Perfetto! Ottimo, siamo al livello 20. La prossima missione, secondo me, potrebbe essere facile. Andiamo a vedere un attimino qual è. Livello missione 16, allora ce la faccio, Cuccio. Va bene, nel prossimo episodio andremo ad affrontare la missione principale di... della foresta nera. Dobbiamo addentrarci nella foresta e trovare la principessa, così che poi possiamo andare a prendere anche la pozione d'amore dalle Banshee. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e anche foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!